fondente, latte o gianduia. Un esplat di dolcezza dal 20 al 29 novembre a Torino con l'undicesima edizione di Cioccolato, kermesse dedicata al cioccolato made in Italy e internazionale, con un'attenzione particolare alla tradizione cioccolatiera piemontese. Il Polo Cioccolato attende i visitatori in Piazza San Carlo con un intenso programma di attività gestite e coordinate da Compaite, la Confederazione Pasticceri Italiani. Sotto la guida di esperti chef e maestri del cioccolato che danno prova della propria abilità e creatività, i visitatori possono cimentarsi in prima persona nella creazione di golose prelibatezze al cioccolato. Sabato 21 novembre, domenica 22, sabato 28 novembre alle 12, nel Polo Cioccolato Sud, l'associazione che riunisce i produttori del paniere dei prodotti tipici della città metropolitana di Torino organizza tre incontri degustazioni denominati matrimoni impossibili, proponendo altrettante combinazioni particolari e a sorpresa fra il cioccolato e tre prodotti tipici del territorio: il peperone di Carmagnola, le antiche varietà di mele piemontesi e la toma di Trausella. Siamo in un luogo incantevole. Una storia importante, quella del cioccolato a Torino, che trova in questi giorni una plastica rappresentazione. Piazza San Carlo, ma anche un tratto di via Roma, questa è una nuova sperimentazione rispetto alle passate edizioni. 60 aziende, 4.000 prodotti che vi aspettano per celebrare il rito del cioccolato, la storia, il cibo degli dèi nella capitale del cioccolato italiano. Un evento anche e soprattutto per le famiglie, laboratori dal lunedì al venerdì per le scuole, ma il sabato e domenica si può venire con mamma e papà. Esattamente, nel polo didattico facciamo cultura del prodotto, quindi facciamo degustare, insegniamo come si fa il cioccolato attraverso la presenza di maestri cioccolatieri, pasticceri, esperti che ci introducono in questo golosissimo mondo, perché il cioccolato sì, è bene comprarlo, ma magari prima di comprarlo è bene anche conoscerlo meglio. Ed è anche importante, interessante conoscere i nostri cioccolatieri, l'arte del cioccolato alla torinese. Esattamente, poi sono anche interessanti quelli che sono esercizi di abbinamento tra il cioccolato e alcuni pilastri della enogastronomia piemontese, cosa che si farà sia qui a Torino che nella provincia, nella cosiddetta città metropolitana. Questi esperimenti sono interessanti perché aprono frontiere nuove anche alla degustazione del cioccolato, per esempio anche nel rito dell'aperitivo, dove anche qui Torino può dire la sua e dice la sua da tanti anni.